Il primo, leggenda indiscussa del MotoGP, colui che ha portato in alto il nostro orgoglio italiano conquistando addirittura 9 titoli mondiali. Secondo, un bimbo minchia con evidenti problemi di autocontrollo. Però è forte, ha vinto 6 titoli mondiali. Sì, ok, ma come? Esordisce in 125 con la Repsol KTM nel 2008. Fa più cadute di Busquets ai tempi d'oro e finisce il mondiale per 13esimo. Ci vollero circa 2 anni per vincere il primo titolo della sua carriera e guarda caso, proprio l'anno in cui passò alla moto migliore del momento, l'Aprilia ufficiale. Praticamente è come se in un anno fosse passato dal Benevento al Real Madrid. Dall'altra parte Valentino esordisce in 125 nel 1996 e dopo una prima stagione abbastanza positiva riesce a vincere il mondiale nel 97. Ma fu nel GP d'Australia di Moto2 che il piccolo Mark cominciò a farsi riconoscere. Difatti venne relegato in ultima posizione, guarda un po', a causa di un tamponamento ai danni di un altro pilota. Ma chi se ne frega della penalità quando è la moto migliore, no? Infatti l'anno dopo riesce addirittura a vincere il mondiale, cosa che purtroppo lo porterà in MotoGP. Per quanto riguarda Rossi invece, la 250 durò anche qualcosina di più del dovuto. Difatti dovette attendere il 2000 prima di arrivare alla vecchia classe 500. Ma da lì in poi lui continuò a lottare tra cambi di scuderia, avversari fortissimi e anche qualche infortunio. Invece a Marquez andò leggermente meglio. Infatti dopo la tragedia di Marco Simoncelli, Stoner annunciò il suo ritiro nel 2013 e così riuscì a trovare un posto nella Repsol Honda, uno dei migliori team attuali. Quando si dice la fortuna, ma non avete notato proprio niente? 125 sponsor Red Bull barra Repsol, Moto2 Repsol, MotoGP Repsol. Si è praticamente costruito una carriera attorno a uno sponsor. I primi anni di convivenza fra i due piloti vanno abbastanza bene. Difatti fu lo stesso Valentino a definire il nostro Marcolino un suo erede. Ma tutto finì il 19 aprile 2015. Siamo in Argentina. Cercando di vincere a tutti i costi lo tampona, cominciando a far venire il dubbio agli italiani che sua madre calcasse i marciapiedi. Successivamente ad Assen, l'ultima curva, Valentino, dopo essere stato spinto da Marquez, taglia la traiettoria, rientra in pista e vince. Il povero Marquez ci rimase talmente male che cominciò a covare dei pensieri di vendetta. Dio che paura. Così comincia ad ostacolare Rossi nella sua corsa verso il titolo, il quale provocato non resiste e in Australia fa una cosa che avremmo fatto più o meno tutti. Dopo diversi tentativi di rallentamento da parte dell'iberico, gli sferra un calcio e lo fa cadere durante la lotta per il terzo posto. Rossi si vede così retrocesso in griglia nell'ultima gara, cosa che purtroppo regalò di fatto il titolo ad Jorge Lorenzo. Anche perché, guarda caso, Lorenzo aveva dietro un Marquez stranamente lento. Pezza di merda. Così arriviamo ai giorni nostri. Difatti è il cabronsito, ha fatto cadere di nuovo il pesarese l'altro giorno. Maledetto bastardo, giuro che se ti vedo finisci malissimo. E inoltre, wow, state fermo. Cosa vuoi tu? Sono già abbastanza incazzato di me. Mi devi da spiegare una cosa. Cioè? Questo. No, ma non sono io quello lì, che mi hanno costretto. Non ti credo. Addosso. Ti arriva l'ultima pirla.